reparti tecnici. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ci siamo quasi in Franca, che bello, brava che sei, dei nostri finalmente. Oggi facciamo una bella lezione di stretching. Occhio che ti faccio scoprire qualcosa che non so se hai mai provato, non ho mai provato manco io, per cui siamo a posto. Allora, buongiorno Fulvia, ben trovata. Allora, mettiamo un po' a posto tutte le strumentazioni. Serve. Eccoci qua. Abbiamo anche uno strumento utile per vedere chi c'è, per vedere come funziona. Allora, ci mettiamo sul tappetino, lavoriamo sul tappetino stamattina e Pilates per sciogliere le tensioni. Questo è il tema. Un altro tema del secolo, e bisogna trovare una buonissima predisposizione per togliere le tensioni. Facciamo un po' di chiacchierata generica per introdurre questo lavoro. Quindi faremo un pochino meno forse di movimento rispetto al solito, un pochino meno la classica sudata per fare la ginnastica o per fare movimento, che è sacrosanta, benedetta, evviva che c'è. Ciao Marzia, buongiorno. Buongiorno anche la Marzia. Siamo per fare una lezione dove mettiamo insieme un po' i principi del Pilates, che sono universali e non tramontano mai, nel senso che sono applicabili in qualsiasi situazione, con delle altre tecniche che ho studiato e sto studiando su di me, prima di tutto, per cercare di aiutare il corpo a comunicare. Qualcuno di voi forse l'ha fatto con me in passato, quello che si chiama lo stretching dei meridiani. È una modalità interessante per, come dire, far comunicare il corpo, dove le tensioni, i movimenti. Ciao Elena, buongiorno! No, la brusa dei nostri, non parto, sono in anticipo, d'ora in poi farò qualche minutino in anticipo per sentire un po' quanto siete calde, quanto siete desiderose di fare cose buone. Dicevo, facciamo una cosa, un pochino di Pilates, ma anche perché i principi sono dei buonissimi principi di integrazione, di collegamento del corpo. Oggi proviamo a fare dei movimenti meno dinamici, più di connessione, più di respirazione. Buongiorno anche alla Maria, ciao Maria, ben trovata. E fare delle cose che aiutano un pochino a sentire il movimento delle tensioni. Quindi non facciamo la lezione di aerobica, questo l'avevate capito che con me queste cose sono un pochino. Io sono più di un altro tipo di modalità, anche se ho un gran bisogno anch'io di tonicità e di far lavorare il corpo, e lo faccio altrettanto come questo tipo di lavoro. Oggi è un lavoro dedicato all'allungamento. Vi chiedo, ecco, siccome ogni tanto, questo è il mistero della fede numero X, di livello basso, ma sicuramente un mistero. Qualche volta mi sentite meglio, qualche volta mi sentite peggio. Mandatemi un segno per favore che mi sentite, che va tutto bene, che sia da YouTube che da Facebook c'è un buon ritorno. Io così riesco a capire che va tutto bene. E tra pochissimo incominciamo. Sì, dai, ancora un minutino. Com'è andata la lezione dell'altra volta? Dai, guardatemi. Ciao Astra Astra, io, porca miseria, Astra Astra, mi devi dire il nome perché non me lo ricordo più, porca miseria. Noi ci siamo visti, me lo ricordo, ma Astra Astra, forse il tuo nome è Astra, va benissimo.
Spero che vi è piaciuta la lezione dell'altro giorno, ieri, e quelle passate, se le provate, tante persone mi stanno dicendo che le fanno in orari diversi rispetto alle 11 o la mattina presto con Mattia. È importante che sentite il beneficio, che vi approfittate di tutte queste possibilità che vi diamo per fare qualcosa insieme. Qui ci prendiamo il tempo anche di interagire un pochino, di sentire che c'è un po' di comunicazione. Forse presto ricominceremo a uscire, a vederci e a interagire un pochino più da esseri umani, sperando che non siano troppo complicate le interazioni, perché quanto è importante difenderci da sto virus, ma quanto è importante tenere le relazioni un po' vive, quindi gestiamoci e facciamo in modo che questa cosa sia, insomma, gestita con cura, con tanta cura, perché si astra, ciao, buongiorno, bene. E quindi partiamo da noi. Noi qui facciamo un lavoro su di noi, facciamo un lavoro intimo. Io cerco di entrare in relazione con voi, con tutta la mia esperienza, con la mia capacità di immaginare le vostre maniere di fare i movimenti, di darvi delle indicazioni. Presto faremo delle lezioni anche quelle dal vivo dove si interagisce, quindi inizieremo ad attivare un pochino anche il nostro lavoro con delle piccole lezioni. E probabilmente da settimana prossima, dopo il 4, questo benedetto 4, riusciremo anche a ripartire un pochino con lo studio, con le nostre lezioni. Vedremo come, perché è veramente un po' tutto da scoprire. Vanessa, buongiorno! Ciao Vanessa! Ben trovata anche a te, benvenuta e prontissimi. Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Le 11 sono passate, le chiacchiere aiutano, ma anche Carlo e la Sara, bravi, che fanno anche loro la loro ginnastichina. Oggi facciamo stretching. Oggi cerchiamo di fare un pochino più di allungamento, quindi vi avviso, prendete il vostro bel cuscino, trovate una buona posizione dove poter stare. Ci mettiamo con le gambe piegate e faremo tanti, tantissimi respiri per cercare di sentire come il corpo si muove attraverso il respiro. E come le tensioni si possono attivare facendo un movimento piccolo, ma che è un movimento sentito, quindi come dire, come per avvolgere il corpo in piccoli gesti, senza schiacciarlo, senza forzarlo, senza entrare in una tensione che irrigidisce. L'unica cosa che vi invito a sentire è questa. Allora, un cuscino, due cuscini, quello che serve per poter stare con la schiena disponibile al movimento, ci abbracciamo un po' le gambe. E partiamo con un pochino di inchino, che sento che curvo la schiena un pochino, la pancia va in dentro e vado verso le ginocchia senza schiacciare, abbiamo detto. Ritorno, riapro e ci aiutiamo con le braccia che si tengono un po' con le ginocchia ad aprire. E il gesto è di sentire questo riscaldamento nel curvare e nel riaprire. Oh, se vi viene tanto bene da chiudere, dedicatevi un pochino più all'aprire, eh? Facciamo una via di mezzo. Se io ho bisogno un pochino più di chiudere, che sono bravissimo a tenere la schiena come un palo della luce, quindi faccio un pochino per curvarvi in avanti e sentire un bel respiro, e poi accenno un bel gesto di estensione. E voi fate altrettanto, il gesto che vi sembra più piacevole. La tensione c'è e si muove bene, perché dobbiamo non sentirle e tirarle finché non se ne andranno, ma cerchiamo di smuoverle, di sentire che mi chino e mi riattivo e mi curvo, mi stiro la schiena e ritorno. Un pochino la pancia andrà in pressione, ma è anche un pochino quello il gioco. No, Alessandro! Madonna Santa, Stefania, oh Signore Santo, ragazzi, la Stefania Alessandro, sto per avere un colpo al cuore. Persone che non vedo da una vita, ma che vengono a vedere che cosa sta succedendo da queste parti. Proviamo, giochiamo ancora con lo stretching. Una gamba che si stende, una gamba che si piega, e proviamo a mettere le mani indietro,
appena la versione prendo il sole e apro il petto. Un piede va un pochino a martello e si stiracchia dietro e il busto cerca di crescere, di aprirsi. Respirone. Oh, allora, in questa lezione sarebbe bellissimo fare tanti sospiri, respiri per sentire che il corpo lo possiamo muovere delicatamente, sentire delle cose buone. Cambio gamba, una la piego e l'altra la stendo. Per chi non è arrivato prima dell'inizio della lezione, vi invito e vi ricordo che questa è una lezione per sciogliere le tensioni. Ho scelto di fare un lavoro meno dinamico ma interessante. Provate, come lo provo anch'io tutti i giorni, a sentire che cosa cambia con delle indicazioni particolari come quelle che vi darò. Una gamba stesa, l'altra piegata e il busto che cresce. Ah, se volete appoggiare le palme delle mani o solo le dita dietro per aiutare un po' questo busto che si apre, va benissimo. Respirone. E poi tutte e due le gambe avanti, il cuscino dietro per riuscire sotto il sedere, per riuscire un po' a cadere in avanti, è importante. I piedi a martello e un pochino che si chinano avanti. Versione molto buona, molto graduale. Sì, molto buona vuol dire siate buoni con i vostri muscoli, senza forzarli, senza sentire che c'è un sovraccarico, ma semplicemente una messa in tensione. Stiamo scaldando, ma soprattutto stiamo sentendo il corpo che si muove, si accende. Comunque ancora mattina, magari avete fatto tante, già tante cose, ma stiamo facendo un lavoro per collegare meglio dentro il corpo. Quindi ascoltiamolo, andiamo con le manine verso i piedi e rimaniamo lì ancora qualche respiro. Praticamente faremo un'ora di respiri, lo so che respirate sempre. Un'ora di sospiri, forse un pochino per allentare. Se vi piace l'idea, e non sto giocando, sto dicendo, buttiamo fuori un pochino di roba che ci rimane dentro. Questo è il senso dell'idea del movimento. È molto importante anche la vibrazione del vostro respiro. Quindi, allentando un pochino le braccia, lasciando un po' cadere il busto in avanti, provate a sentire. Che lasciamo un pochino che venga fuori con un po' di vibrazione il nostro respiro. Non c'è da forzare niente, sentiamolo. Facciamoci prima di tutto un pochino di amicizia e ritorno con le gambe piegate, appoggiamo bene i piedi, le mani rimangono dietro le cosce un po' per aiutare, facciamo per attivare la pancia e il busto indietro, curvo. E riapro. Sentiamo il respiro, sentiamo la pancia che si attiva, chiudo e mi aiuto anche con le mani per riaprire. Qui stiamo scaldando, quindi sentiamo un po' la colonna che si flette, la colonna che si apre. Io sono un po' curioso, un po' rompiballe e guardo spesso delle lezioni che ci sono in giro per vedere come fanno gli altri, per interagire un pochino e soprattutto per farmi qualche domanda. Su cosa, su come arriva il movimento, diciamo conoscendo qualche cosa. Quello che vi invito a sentire non è la tensione, ma il movimento. Quindi una tensione che si muove. Dirvi vado indietro e torno su è abbastanza elementare, diciamo così. Vi invito a sentire che c'è una tensione che si elabora tra la pancia, il bacino, quella sensazione di più vado e più c'è difficoltà, e altrettanto quando ritorno dovrei ritrovare una posizione un pochino più facilitata. E questo è il senso. È come una macchina che se premiamo l'acceleratore sento che mi dà benzina, mi dà forza, mi accelera, ma se tolgo con la giusta delicatezza sento anche che decelera con la giusta finezza per poter gestire poi i movimenti sulla strada, nei movimenti di tutti i giorni, nel guidare di tutti i giorni. E lo stesso discorso è qui. Proviamo a sentire che c'è questo spazio, questa possibilità di muovere, di ruotare. Facciamo un po' a destra, un po' a sinistra, come per appoggiare una chiappa e staccare quell'altra.
solo un pochino per sentire la schiena che si curva, si riappoggia e si ricurva dall'altra parte. Lasciamo anche un po' girare la testa, ripeto, un pochino di attivazione di addome, un pochino il busto che cresce verso l'alto, mi raccomando, non vi forzate col collo in particolare tensione. E questa scioltezza potete aiutarvi con le mani appoggiate a terra se c'è un po' di difficoltà, perché stiamo ancora e sempre sentendo che il corpo comunica. Anche la Sonia, porca miseria, ragazzi. Ciao Sonia, bentornata, bentrovata. E vediamo un pochino che succede piegando il gomito e ricrescendo verso l'alto. Piego il gomito, l'altra mano può aiutare vicino al ginocchio e vado a stiracchiare un po' il petto, un po' il fianco, un po' la schiena. E ancora ruoto, stiro, ricresco e ritorno. Andiamo a cercare qualcosa che si stira e si allunga sul braccio, sul petto del braccio che va dietro. E l'ultimo. E ritorno, riposiamo un secondo, ci mettiamo con le palme, con i piatti dei piedi appoggiate, pare, un pochino lontane dal bacino, va benissimo, lasciamo che le gambe siano leggermente avanti e lasciamo cadere il busto e chiudiamo un pochino in avanti. Respiro e ancora andiamo a sentire le tensioni delle anche, le tensioni del bacino. Proviamo a fare una versione intermedia. Le gambe potrebbero piegarsi molto di più? Sì, lasciamole un pochino lontane. Facciamo una specie di quadrato tra la gamba, la coscia, la gamba davanti a voi, in modo tale che il viso, più o meno il viso, va verso i piedi e le mani si appoggiano sui piedi per aiutare un pochino. Respiriamo stando in posizione, lasciamo un pochino cadere il peso del corpo. Usiamo il respiro per sentire dove va la tensione. La tensione c'è, a seconda di come mi inclino sento una tensione che aumenta, diminuisce, ma anche forse che si sposta un pochino più nella parte alta, nella parte bassa della schiena, nelle anche, nella coscia, nell'interno coscia. A seconda della vostra struttura fisica, questa tensione è diversa. E solo voi la sentite. E proviamo a rimanere un attimino lì in avanti e lasciamo cadere anche la testa come per guardare in mezzo alle gambe. Trovate la posizione dove potete rimanere a respirare. L'obiettivo importante è che riuscite a respirare normalmente. Non deve essere un respiro che è un respiro in cui posso stare. Questa è una buona regola di riferimento per sentire che rimango in amicizia col corpo che si sta muovendo e col corpo a cui chiedo qualcosa. Ancora un respiro. E poi ricresciamo, risaliamo, allentiamo un attimo la posizione e proviamo a fare una versione un pochino più impegnativa con le gambe larghe, quindi vi sto dicendo, non è per fare la selezione, ma per farvi capire che dovete avere un buon approccio ancora nella gradualità, perché proviamo a mettere la spalla all'interno del ginocchio. Quindi mi sposto lateralmente e appoggio, come dire, mi appoggio all'interno del ginocchio, la mano che, se andiamo a destra, la mano destra si appoggia a terra e il ginocchio, l'interno del ginocchio e l'esterno della spalla si vanno a contatto e già qui abbiamo fatto la maggior parte di quello che si può fare per questo lato del corpo. Il braccio che rimane libero passa sopra la testa e vorrebbe andare vicino all'orecchio a toccare il piede verso. Quindi sentiamo questo lato destro che si chiude, sentiamo il lato sinistro che si apre. Trovate la vostra lunghezza di gambe. E lasciamo che il busto però rimanga aperto. Quindi andate poco, ma sentite che non cadete col petto verso il pavimento. Questo, diciamo, è un movimento laterale e si sente tanto sul fianco,
non giriamo il busto in avanti che si sente dietro la schiena, rimaniamo in una posizione dove si sente più il fianco e ci respiro. Oh. Respiro per sentire le costole che si muovono. E se ci riesco faccio un altro respiro, un altro piccolo allungare con la mano verso il piede e provo ad appoggiare ancora meglio, ancora più chiaramente l'esterno della spalla sull'interno del ginocchio e respiro. Apro, cerchiamo di tenere il gomito sinistro verso il soffitto. E allungo e ritorno, riporto il braccio appoggio alla terra, mi ritiro su, mi riapro. Se qualcuno pensava di non sudare, non ha capito come funziona il corpo. Il corpo si accende anche per fare dei movimenti piccoli e intensi. E questo è l'obiettivo di oggi, di sentire che riusciamo ad attivare il corpo che si deve, tra virgolette, difendere, organizzare. E sentiamo cosa succede facendo lo stesso movimento dall'altra parte. Mi inclino, va benissimo se arriva anche il gomito. Sentite voi, qualcuno di voi ha più tensione sulla schiena, lo fate con più gradualità. Un invito a tutte le persone che vedo, che conosco, miei ex colleghi di lavoro in giro per il mondo e a cui ho voluto bene, con cui abbiamo fatto un pezzo di storia, o i miei amici dell'ISE. Cercate una sensazione che non è quella che già conoscete. Cerchiamo di incastrare il corpo in un movimento che curiosamente va a cercare qualcosa di diverso. Dice, ma guarda, non ho mai portato il gomito verso il pavimento. Vediamo che succede se faccio questo esercizio spingendo quel gomito. Oppure, quando ho trovato la posizione, l'esterno del ginocchio, l'interno, l'esterno della spalla, l'interno del ginocchio, provo a guardare un pochino più verso il soffitto e poi salgo col braccio verso l'alto, vado verso l'orecchio e verso il piede. Il braccio destro si allunga, la direzione è di riuscire a andare quasi a toccarlo, perché no? Forse qualche ballerino ci riesce a farlo, però la cosa interessante è sentire che non è facile, ma è complesso nel suo intreccio di stiraggi. E ci facciamo un bel respiro, continuiamo a tenere il gomito verso il soffitto, il gomito destro verso il soffitto e riaggiustiamo la posizione per sentire la schiena che ruota e il braccio che si allunga verso il piede. Ritorno e riapro. Wow! Mi è venuto, come dice la Marzia, alla fine di un esercizio intenso. Wow! E se diciamo wow, è una grande bella notizia, perché vuol dire che abbiamo sentito il corpo che ha detto qualcosa di diverso dal solito. Sentite come sta la schiena, sentite cosa vi stanno dicendo le gambe. Prendiamoci qualche momento per ascoltare queste sensazioni, queste tensioni e continuiamo. Iniziamo questa sequenza, qualcuno l'ha detto all'inizio della lezione, ve lo ripeto, è una sequenza che prende dal Pilates sotto forma di principi, ma che vuole prendere un pochino da una tecnica che sto provando su di me, che sto studiando, molto interessante, che è lo stretching dei meridiani, che è un ottimo lavoro interessante per ascoltare il corpo in una connessione che non è come quelle anatomiche che abbiamo studiato all'ISEF o che si fanno normalmente in palestra o sul campo, ma è legato a delle linee del corpo che passano dalla testa ai piedi, le braccia e si distribuiscono in tutto il corpo e sono collegati anche agli organi. Quindi oggi facciamo un lavoro per l'intestino e per il polmone. Come dire, ascoltatelo e dimenticatelo, ascoltiamo il corpo e sentiamo cosa succede. Giriamo i palmi delle mani a terra e le dita che si guardano e proviamo a sentire il solito gatto che curva e che si riapre, però con questa forma un po' impegnativa di attivare un pochino più le braccia ruotate in dentro, che dovrebbe far stirare un po'
tensione tra la scapola, il braccio, l'avambraccio, la mano. Quindi premo, curvo e riapro. Anche qui dei buoni respiri. E poi piano piano con i gomiti che si allargano in fuori andiamo a scendere con la fronte verso il pavimento e poi quando salgo chiudo, 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 chiudo. E ancora apro, apro, apro. Andiamo a sciogliere un pochino la tensione del petto che si apre. I gomiti larghi. Nel Pilates si tengono i gomiti stretti lungo i fianchi. Questa volta facciamo una cosa quasi innominabile, ma il corpo è fatto anche per fare questi movimenti, quindi lasciamo che sia un pochino questa diversa maniera di fare movimento a incuriosirci e farci sentire che succede. L'ultimo, apro e curvo, 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 lasciamo che la schiena si incurva e poi un attimo di riposo se c'è bisogno, se preferite mettere le dita leggermente più diagonale. Se è proprio necessario, fatelo, se no proviamo a starci ancora qualche respiro e andiamo con le gambe un pochino più strette, a scendere ancora col fronte come prima e allungare la gamba in alto. Mentre apro il petto, allungo la gamba mentre respiro e ne facciamo 4-5 di respiri tenendo la gamba lunga, lunga, lunga. Allungate anche le dita del piede, si dovrebbe sentire qualcosa sul davanti della coscia. Ancora due. E ritorno. Cambiamo gamba. Allungo, scendendo con la fronte, salendo con la gamba dietro. Trovate la vostra posizione dove potete rimanere a respirare, ad allungare. La pancia c'è, tiene. Le spalle un po' si aprono e ritorno, ritorno, ritroviamo un attimo posizione, allentiamo un attimo i polsi, le spalle, li facciamo lavorare parecchio, quindi sentite la giusta tensione ma senza comprimere, senza forzare. E una versione ancora per scaldare, ancora per allungare, questa volta quattro zampe, la gamba si allunga e il braccio si allunga dalla parte opposta. Ma la direzione è proprio di andare ad allontanare il braccio e la gamba, quindi la spalla si alza che va vicino all'orecchio e il fianco si allontana come per mandare la gamba più lontano ancora. Respiro e allungo il più lungo possibile. È uno sbadiglio, eh? Andiamo a cercare dall'altro lato. Proviamo a tenere un pochino la pancia. Equilibrio, gambe e braccio opposto. E sentiamo come riesco a allungare anche la spalla sinistra e il braccio mentre allungo il fianco tenendo un buonissimo assetto con il braccio e la gamba a terra. Oh, e ritorno a riposo. Rallentiamo un attimo, risentiamo una buona connessione e subito ripartiamo senza fretta con un buon ascolto. Stiamo veramente facendo una sorta, mi piace chiamarlo rituale, per cui non è una cosa fatta di ritmo, ma è una cosa fatta di ascolto e di interazione. Diciamo un ritmo lento del respiro va benissimo. Avviciniamo il ginocchio al naso, se c'è bisogno appoggiamo le dita del piede, andiamo col naso verso il ginocchio. Soffiamo vicino al ginocchio, chiudo. Chiudiamo un po' la schiena. Respiriamo. Un po' le braccia che spingono per incurvare la schiena per permettere che il naso vada verso il ginocchio. E ritorno. E riapro, riallento. E cambiamo l'altro lato. Avviciniamo il piede, troviamo la misura giusta per riuscire a rimanerci. Premiamo con le braccia, curviamo un pochino con la pancia in dentro. Scarichiamo. È una sorta di strano sbadiglio quello che stiamo cercando di fare, eh? Non è uno sbadiglio classico, quello con le braccia, quello che facciamo istintivamente, ma è uno stirare la schiena come se fosse uno sbadiglio per la schiena. Quindi e ritorno, 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 un attimo di riposo,
Buongiorno Elisa, brava che sei venuta anche tu giù, rilassiamo le braccia, rilassiamo le spalle. Oh. E rimaniamo un attimo con la schiena curva, facciamo solo qualche respiro per sentire la minor tensione in questo assetto di scarico importante, importantissimo, sentitelo, che riusciamo a impegnarlo anche dopo ad allentare. Ok. Cambiamo posizione, ci mettiamo sdraiati, sdraiati, troviamo la giusta posizione, se c'è bisogno anche quel cuscino. Adesso vediamo, facciamo che partiamo senza. Se proprio siete con una di quelle cifosi importanti con la schiena che fa parecchio la gobba, preferisco che mettete un cuscino, se no proviamo a fare senza, perché dobbiamo sentire un po' il corpo che appoggia a terra. Piedi a martello che rimangono su, le mani le mettiamo dietro il collo e proviamo ad aprire un pochino i gomiti e le spalle, tenendo le gambe ben tese, allungandole, stiracchiando i gomiti verso fuori. Oh. Ancora qualche respiro, come se fosse uno sbadiglio fatto col corpo un po' continuato, un po' continuo a sentire che mi allargo con le spalle, che mi allargo con i gomiti. E poi dopo, sempre con le gambe che rimangono lunghe, chiudiamo i gomiti davanti al naso e proviamo a staccare la testa e andare verso, a soffiare verso i piedi, e facciamo per allungare dolcemente il collo. Dolcemente vuol dire che non schiacciamo la gola, lasciamo un po' di spazio qua davanti, e andiamo a stirare un po' dietro. L'aiuto delle mani è importantissimo in questo movimento. Ci sono di mezzo anche gli addominali che si attivano, quindi non è vero che è solo stretching, lo stretching è solo passivo. Sentiamo il respiro, sentiamo come lavoro, che la tensione un pochino si muove, e poi ritorno. Ripieghiamo le gambe. Riapriamo un attimino le spalle per posizionarci e poi dopo facciamo prima un piccolo ponte, le gambe un pochino più stese, non troppo piegate vicine. Faccio un piccolissimo ponte e faccio ancora questo sollevare la testa. È come tirare il lenzuolo per rifare il letto, non tirate tantissimo perché se tirate da una parte non si riesce a rimboccare da quell'altra, diciamo così, quindi tiro un po' su il bacino e tiro un pochino il collo e sento questo impegno particolare dietro, insieme a un po' di impegno di addominali. Chiudo, le gambe un pochino fanno anche per stringersi, come se volessi stringere una palla in mezzo alle gambe. Sentite come l'impegno allenta la tensione del collo. E ancora uno per fare una versione un pochino più impegnativa, che è sempre per cercare di attivare questo allungamento, questa energia che si deve muovere. Facciamo il ponte con due gambe e poi dopo ne togliamo una e facciamo tre respiri per stare su con una gamba che poggia in terra ben impegnata e l'altra sospesa che aspetta. Andiamo a cercare il collo morbido, senza schiacciare la gola, mi raccomando, e ritorno e riapro. Oh, ascoltiamo cosa dice il corpo quando facciamo questi movimenti, e cambio l'altra gamba fuori l'aria, un bel inchino con il collo che si flette un po' in avanti e poi un po' di ponte e rimaniamo lì a fare due o tre respiri che li sento e ritorno. Riposo, riapriamo un attimo, apriamo le braccia, apriamo le spalle. Allentiamo la testa, se c'è bisogno metteteci il cuscino, ma facciamolo in versione molto molto semplice. Dondoliamo un attimo con le gambe a destra e a sinistra. Lasciamo un po' che la schiena si riallunghi un po' sui fianchi. Prepariamoci per fare degli altri gesti impegnativi e facciamo una bella stiracchiata, con le braccia che vanno in fuori. Proviamo a metterci anche i palmi delle mani che spingono verso fuori, sentiamo come
come cambia la tensione se ci aggiungiamo anche le braccia che spingono insieme alle gambe che dondolano. Ancora qualche volta, destra e sinistra, per allungare. Le braccia vanno un po' in tensione, forse un po' il petto, occhio a non caricare la gola, il collo, lasciamolo tranquillo. L'ultimo da quest'altra parte. E poi ci giriamo di fianco e ci ritiriamo su. Ci ritiriamo su per fare ancora qualche esercizio da seduti. In realtà, secondo questa tecnica, questa modalità, quello che abbiamo fatto fino adesso, a parte la primissima parte che è una mia creazione, è solo il riscaldamento. Gli stiramenti iniziano adesso, ve li faccio vedere in questo modo. Allora, io mi metto così, voi mettetevi seduti e mettetevi anche seduti su una sedia se siete in difficoltà. Troviamo una posizione dove ci possiamo stare per qualche respiro. Questo è un esercizio che fa stirare molto le fasce delle braccia. Le mani si incrociano dietro, i pollici, attenzione che è difficile anche per me, guardano verso il basso e poi si girano i palmi delle mani verso dietro e verso fuori. È una tensione importante, eh? Quindi aggrappiamo incrociando le dita e poi giriamo i pollici verso il pavimento e lasciamo che il petto si apra un pochino davanti. Respiro. Rimango un po' lì in posizione, sento un buon impegno e cerco di rimanere in questa tensione impegnativa, ma che mi sveglia qualcosa che non pensavo di avere, forse. Io lo sento tutti i giorni, la tensione sulle avambraccia, la tensione sulle mie mani che lavorano tanto e che hanno bisogno di allentarsi. Guardiamo verso l'alto. Spingiamo col palmo delle mani verso il pavimento e allontaniamo le spalle dalle orecchie, mentre guardo un pochino con la testa, mi giro un po' di lato per stirare un pochino tra il collo e la spalla dal lato che si apre e respiro. Più spingiamo, più allacciamo. Ci sta che perdete le mani e dovete ricominciare da capo, va benissimo. Lasciamo che si giri. Che ci sia una buona tensione di apertura del petto e respiriamo guardando un pochino laterale, stirando il laterale del collo. E altrettanto ritorno, riposate un secondo. Questo per me è un esercizio difficilissimo. Ho degli avambracci molto in tensione con le mie terapie manuali e apro. Però ci si può andare, si può provare a starci e si può scoprire che cosa succede se rimaniamo con le braccia che spingono giù e giriamo un pochino la testa come per aprire il collo lateralmente. E piano, 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 piano riallento, lasciamo andare le mani e riposiamole un attimo. Sentite com'è la tensione, quanta tensione abbiamo accumulato sugli avambracci che abbiamo bisogno un po' di allentare. Mi cambio, metto in quest'altra posizione. E vi faccio vedere da davanti questo esercizio sempre un po' laterale. Allora, la testa si inclina laterale e si inclina senza schiacciarsi verso la spalla, ma semplicemente come per aprire, un po' come prima, per aprire un po' la gola, il laterale. La mano appoggia sopra l'orecchio e tira come per tirare l'orecchio verso il soffitto, quindi non schiacciate mai la testa verso il pavimento, che non è una buona idea per le vostre vertebre, per i vostri dischi. Da questa parte rimango su, quindi quel piccolo allungamento è sempre una buona sensazione. Quell'altro braccio che è rimasto libero spinge il palmo della mano verso giù. E attenzione, ci aggiungiamo una chicca importante, particolare. Quel palmo della mano di solito sta giù o spinge giù, noi facciamo anche la versione che il palmo della mano si gira come se voglio fare un cucchiaino e spingo con il polso verso il pavimento, mentre il palmo della mano rimane a cucchiaio con le dita rivolte verso il sedere. Quindi spingo verso giù mentre cresco col collo verso su. Sentite come cambia la
la tensione tra il vostro orecchio, la vostra spalla, fino ad arrivare anche al braccio e al polso. Ci respiriamo. Ognuna di queste posizioni chiede dei respiri. Come abbiamo detto all'inizio, dei respiri possibilmente un po' con una vibrazione, con un. Un sentire che c'è una tensione che si è attivata e che stiamo cercando un po' di muovere, di allentare. Quindi invito il corpo ad andare in quella direzione, ad allungarsi, a rimanere lì e ci facciamo un respiro rassicurante. E poi dopo lascio allentare la mano a terra, lascio allentare la mano verso la testa che ritorna su. Wow, e sentite cosa dice il collo, cosa dice. Gli diamo il tempo un pochino di allentarsi, ok? Facciamo dall'altro lato, quindi la testa che si inclina, la mano che si appoggia sopra per tenere un po' sulla testa come per tirare l'orecchio verso il soffitto, e poi l'altro braccio scende verso il pavimento, quindi la spalla un po' si abbassa. E poi il palmo della mano a cucchiaio verso, con le dita verso il sedere, verso la coscia, e sentiamo il polso che scende mentre l'orecchio sale. La sensazione di allungare, di stirare verso l'alto. Poi allento il braccio a terra, allento la mano, ah, e sentiamo che succede. Ah, se vi va, mandatemi qualche feedback, qualche segno della vostra presenza, della vostra lezione, anche degli esercizi che stiamo facendo, se c'è qualche indicazione e soprattutto se sta funzionando, se vi sentite positivo, può essere. È molto piacevole, è molto positivo anche per me che vi propongo delle cose, ma non so cosa state facendo e come lo state facendo, quindi interagire è una cosa piacevole, è una cosa bella. Attenzione, giriamo il pollicione in fuori, così, e prendiamo dolcemente tutto il pollice fino all'inizio del pollice e lasciamo che si stiri un pochino verso avanti, verso il pavimento. Si sentirà quasi subito la tensione, ma è una bella tensione di allungare, e questa è una delle parti nascoste che stiriamo poco. Lasciamo che questo braccio si giri per farlo scendere un pochino e ci fermiamo dove sentiamo una buona tensione e respiriamo. È una cosa bella, eh? Riuscire a sentire il corpo che si stira senza litigare, senza forzare. Ah, grazie Fulvio per il tuo commento. Fa sentire bene il corpo che si muove senza che si arrabbi, senza che si arrabbi il corpo e senza che ci arrabbiamo noi con lui. Cambiamo il braccio, poggiamo il gomito vicino alla pancia. Prendiamo bene tutto, proprio con la mano e il pollice, e lasciamo che si stiri un pochino. E respiriamo. Allentiamo le spalle, lasciamo che sia una piccola tensione fatta con cura. Respiriamo su questa tensione. E lentamente rallentiamo, allentiamo e ci rimettiamo seduti con le gambe avanti a fare un esercizio, una posizione impegnativa che ognuno di voi deve fare ovviamente secondo le sue capacità. Allora, livello base, gamba incrociata in questo modo. Più avviciniamo la gamba al petto è più impegnativo, quindi scegliete come farlo. Chi riesce a farlo porta
Quindi l'esercizio è stare un po' in questa posizione. Chi riesce a farlo porta il piede sull'interno del gomito e l'altro gomito che prende il ginocchio, e le due mani si incontrano davanti sull'esterno del polpaccio e rimaniamo un pochino in questa posizione, inclinando leggermente il bacino indietro, leggermente la schiena, mentre tengo su questa gamba e vado a cercare la stiraggio dietro sull'anca. Se fate fatica, tenete le mani e provate a rimanere su con questa gamba incrociata. Dove arrivate va benissimo, state lì e respirate. Sentiamo la tensione dell'anca e la tensione che si può tenere, si può muovere con un piccolo movimento indietro e poi lentamente riallento e ritorno e ritrovo la posizione simmetrica, allineata, e lo facciamo con l'altra gamba. Prendiamo la gamba vicina, la teniamo come se devo tenere un libro, per leggerlo. Chi se la sente, poggia. Vedete anche la differenza tra una gamba e l'altra, tra un'anca e l'altra, e regolatevi di conseguenza. Le mani si appoggiano sull'esterno del polpaccio. E io qui sento molta tensione, ci faccio un bel respiro, ho smesso di parlare perché il mio corpo mi chiedeva attenzione, vi chiedo e vi invito a sentire la tensione che si muove un pochino indietro. Inclino leggermente per sentire come si stira, ci faccio due respiri e poi rallento dolcemente, ritorno. Oh, e sentite come cambiano le tensioni anche con qualche piccola variante. Cambiamo posizione, ci mettiamo a quattro zampe e ci incliniamo in avanti. Se vi riesce, state un pochino con il busto avanti. Se fate fatica, appoggiate i gomiti perché ci proviamo a stare qualche secondo in questa posizione e poi ruotiamo lo sguardo verso sinistra, l'interno della gamba sinistra appoggia a terra l'interno del piede e anche l'altro piede ruota leggermente verso l'interno per guardare verso il vostro piede sinistro. Rimaniamo lì e respiriamo. Un pochino di tensione davanti alla coscia o sull'interno della gamba piegata. Aggiustate la posizione per poterci stare, per sentire un po' di inclinazione laterale e come cambia la tensione se ci respiriamo e ritorno, risalgo, rivado un attimo a quattro zampe e lo facciamo dall'altra parte. Mi sposto sulle mani, mi giro verso destra, appoggio l'interno del ginocchio, l'interno della caviglia destra e ruoto in dentro. Gamba sinistra che rimane stesa e sentite dove c'è più tensione. Può essere sulla gamba piegata, può essere sulla gamba stesa. Se vi girate col busto per guardare verso dietro, la gamba stesa e tutta la fascia, diciamo, laterale dell'addome è bella impegnata in uno stiraggio diverso dal solito, credo. E ritorno, riposiamo un attimo i polsi e ascoltate le tensioni dove si sono mosse, come li sentite adesso. Abbiamo ancora un esercizio che è un po' impegnativo e anche qui è da scegliere fino a che punto farlo. Mi raccomando, gradualità per chi ha un po' di tensioni, ha poca abitudine al movimento. Mettiamo una gamba davanti, piegata, e una gamba dietro stesa. Andiamo ad appoggiare il tallone, diciamo, sul pube qua davanti, che non dia fastidio, ma che ci riesce di stare un pochino su col busto. E mentre sto su col busto, sposto il sedere, il peso del sedere un pochino a destra e un pochino a sinistra, ma pochissimo. Anzi, una precisazione importante, tenete anche la gamba davanti piegata in linea come se fossero sulla stessa linea. E andiamo
Ciao Giulio, buongiorno. E andiamo ad allungare. Sentite cosa succede se ci spostiamo in avanti verso il lato della gamba stesa e cosa si sente se ci spostiamo col sedere che cerca il pavimento un buon momento. Se trovate una buona tensione, il busto rimane su, mi raccomando, ci respiriamo. Non c'è da forzare niente, sentiamo l'impegno, sentiamo l'allungamento. E poi lentamente ci aiutiamo con le mani a tornare indietro e cambiamo gamba, mettiamo la gamba davanti, allineata quella dietro che cambia molto, eh? Di solito teniamo le gambe un po' separate l'una dal suo lato, invece cambia molto la tensione se teniamo la gamba davanti. Sulla stessa linea della gamba dietro, già va un po' in tensione. Le mani aiutano, il busto cresce. Dondoliamo un attimo con il sedere a destra e a sinistra. Ascoltate la tensione dove va. Col sedere che cerca un po' il pavimento. E poi mi sposto dal lato della gamba stesa. E vado a stirare un pochino il davanti della coscia, il fianco, la parte dell'addome, le costole. E se salgo un po' su col busto si sente anche un pochino più la parte alta. Ritorno, ritorniamo in posizione indietro. Riposiamo un attimo. Wow, stiamo facendo una stiracchiata non da poco, eh? Attenzione, ce n'è ancora uno di questa serie e proviamo a farlo così. Le mani. Io con questo esercizio ho scoperto le tensioni nascoste del mio bacino, della mia pancia, del mio busto, quelle che diciamo tra il torace e le ginocchia. E in linea di massima sono anche piuttosto sciolto come dire. Bontà dell'abitudine del movimento, ma con dei gesti così particolari si scoprono anche cose particolari. Attenzione, le mani dietro aiutano, mettiamo la mano, il piede sul ginocchio, gamba piegata, il piede sul ginocchio, e poi con questa posizione, se fate fatica, tenete il piede sulla parte più verso la caviglia, va benissimo, ma troviamo una posizione impegnativa, spostiamo le mani tutte e due fuori dal tappetino e appoggiamo il ginocchio a terra. Si sente? Si staccherà un po' il fianco, ma andiamo proprio a sentire il fianco che si allunga. Se fate un po' fatica, allontanate un po' le mani e lasciamolo un po' cadere questo fianco. Sentite tra l'esterno della coscia, nella parte laterale della cintura e il torace come c'è un po' di tensione, la possiamo respirare, la possiamo muovere. Diamogli un secondo, concentriamoci un secondo per sentire come si muove questa tensione. E poi dopo ritorno, piegando le braccia, riporto il sedere e sentiamo come cambia. Lo faccio in quest'altra maniera. Le gambe stese, poi pieghiamo l'altra. Spostiamo il corpo verso l'altro lato, appoggiamo le mani, appoggiamo il ginocchio e andiamo a cercare, tenendo il piede appoggiato sul ginocchio, la gamba stesa, la tensione alla gamba, l'anca e le costole. È impegnativo, eh? Non è semplice, non è gratis. E ritorno. Piego le braccia, riporgo il sedere, oh, e mi fermo un secondo a sentire la schiena come sta. Ok, riprendiamo un attimo la posizione, ci mettiamo un secondo in ginocchio. Ascoltate cosa sente, cosa arriva dal corpo, cosa vi sta dicendo in questo momento. Io personalmente ho una meravigliosa sensazione di distensione di questi tessuti dalla coscia all'addominale davanti, laterale.
ed è una sensazione non per niente scontata. Non è semplice da sentire, non è semplice da trovare, e credo che sia un buon allentare del corpo che ci può aiutare a ridistribuire, a tenere tutto più ben collegato. Poggiamo le mani, poggiamo i piedi, stacchiamo le ginocchia, andiamo un pochino su. Niente giramenti di testa, premiamo con i piedi e con le mani a terra e proviamo a metterci in posizione abbastanza ravvicinata con le mani e i piedi, lasciando che sia un pochino il busto a cadere. Chi sente un po' girare la testa può benissimo appoggiarsi su una sedia con i gomiti e rimanere un pochino in giù in avanti senza forzare. Chi se la sente lascia cadere il corpo. Le gambe leggermente piegate vanno benissimo perché stiamo collegando un po' tutte le tensioni dietro. Lasciamo un po' andare le spalle, le braccia e la testa. E attenzione, una piccola variante importante, portiamo i pollici a avvicinarsi e i talloni leggermente lontani per fare ancora qualche volta la stessa posizione ma con le gambe intrarotate e si sente un pochino diverso. È una bella differenza. Lasciamo il collo, lasciamo le spalle. Andiamo un pochino in quella posizione e poi dopo riallontaniamo un attimo le mani, riavviciniamo un attimo i piedi e proviamo a metterci nella posizione dell'accosciata. Oh, se avete difficoltà, state con le gambe un po' più larghe, trovate una posizione che è sostenibile per poter stare con la schiena curva. Sentire la posizione, anche la difficoltà legata alla pancia, legata alle tensioni delle gambe, delle caviglie, dei piedi. Piano piano si migliora, non c'è nessun problema. Trovate la vostra posizione dove riuscite a stare in questa posizione un po' di raccoglimento per starci qualche secondo. Oh. E poi dopo riappoggiamo, risediamo. Ritroviamo un attimo posizione. Io riprendo il cuscino per ritrovare una posizione più facile per tenere le gambe. E facciamo gambe stese. Una gamba si piega come per incrociarla. E ci aiutiamo e pieghiamo anche l'altra per tenere le due ginocchia che guardano in avanti e i due piedi incrociati nelle due posizioni opposte, una a destra e una a sinistra. Appoggiamo le mani a terra per tenere un po' i piedi incastrati che non possono scappare e proviamo senza forzare a sentire che le due ginocchia sono in linea di massima una sopra l'altra. Stiamo in posizione, respiriamo. Ancora un respiro e piano rallentiamo e scambiamo. Quella che stava sopra la mettiamo sotto via. Appoggiamo anche il piede. Sentiamo un attimo l'assetto, troviamo questa posizione non per incastrare, mi raccomando, sentite un po' le gambe, sentiamo un po' il busto, sentiamo che posso mantenere una postura eretta che è la posizione neutra di riferimento, un po' di tensione, non deve essere uguale assolutamente, da un lato e l'altro non saranno mai uguali e non è un problema, sentiamo come tira. Sapete voi quali sono le tensioni che avete accumulato, gli incidenti, le lesioni di una vita, come funzionano? Sentite
Marte dice veramente wow, tanto io lo so che dici wow e io sono d'accordo con te, sentite come cambia la tensione. Ah, se tenete la colonna lunga, sì, wow. Allentiamo un attimo, via il cuscino. Eh sì, il corpo è bello quando dice wow, ogni tanto è quando noi riconosciamo questo wow. Se riusciamo a vivere un po' più spesso questo tipo di sensazioni, credo che ci facciamo del bene. Mi metto per così e appoggiamo le dita, il dorso del piede, nella versione che riuscite, e proviamo a staccare lentamente un ginocchio. Chi fa fatica a stare già in posizione sta semplicemente qualche respiro con il dorso del piede appoggiato e sentiamo come cambia la tensione. Semplicemente sollevando un po' il ginocchio. Se avete bisogno, appoggiate le mani dietro e sentite che si stira il davanti della caviglia, che si stira davanti del ginocchio, ma senza forzare, mi raccomando. E ritorno. Abbiamo ancora qualche esercizio da fare, ma dovremmo riuscire a finire per mezzogiorno. Ritroviamo un attimo la posizione, ci spostiamo, ci riattiviamo un attimo e facciamo, anzi mi metto per così, una posizione che comprende il chinarsi in avanti, gambe piegate se fate fatica, le mani un po' come prima si girano verso fuori e andiamo giù con la testa e su con le mani e rimaniamo lì a respirare. Le spalle si allentano, non le forziamo. Lasciamo che le tensioni un pochino si allentino stando in posizione. E poi ritornano le mani, si riallentano piano, ritorno e riscendo. Abbiamo ancora due movimenti da fare a terra. Oh, ci sdraiamo e ci mettiamo con le braccia aperte, le gambe piegate e facciamo. Anzi, la gamba sinistra si stende e il braccio destro si piega con la mano che rimane sul petto. La gamba destra, il piede destro si appoggia al ginocchio e lasciamo che cada un pochino tutta la parte bassa del corpo verso sinistra, rimanendo un po' sospesi, non andiamo a toccare terra, rimaniamo con, come dire, ruotiamo su quella gamba stesa e lasciamo cadere un pochino il ginocchio destro verso sinistra. La mano sinistra può prendere il ginocchio destro e lo tiene per sentire la tensione e per fissare un po' questo momento di allungare. Dall'altra parte proviamo a stendere il braccio destro verso l'alto e allontanare il petto, il braccio destro dal fianco e il ginocchio destro, come se voglio aprire, ma senza sforzare. Se fate fatica, tenete il braccio più piegato, lo tenete con la mano un po' più vicino alla testa, trovate una posizione dove potete dedicare questo tempo al petto, alla schiena, al fianco, e un buon respiro, ritorna a piegarsi il braccio, ritorna a sedere ad appoggiare, cambiamo gamba, prendetevi più tempo, non c'è fretta, proviamo a seguire un ritmo più personale, più intimo, che è benefico anche per quello. Questo è il mio ritmo e io devo seguire anche un ritmo, diciamo, di una lezione. Voi fate. Se trovate una buona sensazione, fermatevici e godetevela un attimo. Abbiamo cambiato gamba, quindi il piede sinistro sul ginocchio destro, la mano sinistra sul petto che tiene un po' la posizione, cadiamo un pochino verso destra e teniamo anche il gomito sinistro staccato per rimanere un po' lì e sentire quanta tensione c'è tra l'anca, la coscia, la schiena, la pancia,
il torace, il petto, e poi ci aggrappiamo con la mano destra per aiutare, e il braccio sinistro vuole andare un po' lontano, come per aprire, per sentire una bella stiracchiata. Oh, è un buon respiro. E ritorno. Ritroviamo un attimo posizione. Pieghiamo un attimo le gambe, sentiamo. Oh, che riportiamo un po' il corpo vicino. E poi dopo ci prendiamo qualche respiro per rimanere con le gambe stese, le braccia distese, la testa comoda. Se c'è bisogno ci mettete un cuscino dietro e rimaniamo lì a ascoltare il corpo che ci sta parlando dopo tutto questo impegno che gli abbiamo chiesto, che abbiamo fatto insieme. Facciamo 5 respiri. Ah. Respiro e incominciamo a riattivarci. Risentiamo un po' le mani che si attivano, i piedi, le braccia che si piegano, le gambe che si piegano altrettanto. E ci giriamo di fianco e ci rialziamo con calma, con tutta calma, per sentire come sta il corpo e come stiamo noi, come stiamo durante il movimento, come siamo stati durante il movimento e come stiamo dopo. Una parte importante del mio lavoro e del mio modo di interpretare il Pilates e la rieducazione motoria che faccio è di aiutare le persone a risentire che se invitano e fanno fare al corpo le cose giuste, le cose sane, le cose volontariamente, e il corpo può dare delle risposte meravigliose. Se c'è confusione, se c'è tensione, se ci sono dei traumi, se c'è un mal di pancia o qualcosa che ci fa star male o che ci dà fastidio, possiamo agire facendo dei movimenti come quelli che abbiamo fatto adesso per sentire che il corpo ci dà delle sensazioni diverse e anche molto, molto in base a quello che noi gli diciamo. E questo credo che sia molto, molto importante, molto, molto utile. E quindi io vi ringrazio, vi saluto, vi invito a commentare sulla pagina di Facebook l'attività che abbiamo fatto, mandare un segno della vostra presenza, del vostro apprezzamento e vi chiedo di condividere sul vostro sito, sulla vostra pagina di Facebook com'è andata. Vediamo cosa vi dice. Bellissimo lavoro, ogni volta che finisco la lezione con te mi prende sempre tutto. Eh sì, perché ritroviamo un pochino delle sensazioni nuove se ci lasciamo anche un po' portare. Grazie Elena. Tesoro, spero che vi sia piaciuto. Condividetelo per favore, condividetelo. È un gesto importante per noi, è un gesto importante per le persone che potrebbero beneficiarne. Quindi prendetevi un tempo per fare questa cosa ogni tanto, che è molto, molto importante. Vi ringrazio e buona giornata. Stasera ci sarà un'altra lezione un pochino avanzata. Vi vedrò volentieri anche o stasera o registrati se la farete in un altro momento e spero che vi possiate divertire e star bene. Grazie e buon weekend. Respira e sorridi.